Stasera Radio Eco incontra Diego Petrucci, consigliere comunale qui a Pisa per il PDL, e parleremo stasera della vertenza rebeldia. Siamo stati recentemente a Rebeldia in occasione delle manifestazioni che si sono tenute appunto in città dal titolo Espace. Abbiamo visto insomma concerti, tavole rotonde su vari argomenti e appunto abbiamo fatto un'intervista chiedendo un po' lo stato dell'arte su questa vertenza. Si sa che appunto da qualche settimana sono abusivi e pensano di spostarsi altrove. C'è stata una trattativa che è durata a lungo, sappiamo, con il comune. Allora, la prima domanda è appunto come si è comportato il comune o le forze che fanno parte dell'amministrazione nei confronti di Rebeldia di questa vertenza. Ma intanto buonasera e grazie dell'invito. Io penso che Pisa sia una città a forte trazione universitaria. Io sono stato anch'io studente, anni fa sono stato rappresentante degli studenti negli organi accademici. Penso che la risposta della città, sia dell'università che del comune, sia una risposta insufficiente, perché comunque gli spazi autogestiti o che possono essere gestiti dagli studenti sono assolutamente insufficienti, specialmente se prendiamo ad esempio altre realtà europee. Io sono stato in visita in alcune realtà fuori dall'Italia, come la Germania, la Francia e via dicendo, negli anni in cui ero studente c'è veramente un mondo completamente differente. C'è una necessità di spazi, c'è una necessità di trovare spazi che possano essere autogestiti dagli studenti. In tutto questo si inserisce la vertenza particolare di Rebeldia, rispetto alla quale io penso che in generale si debba comunque riuscire a conciliare appunto le esigenze di chi vuole gestire degli spazi facendo anche aggregazione giovanile, quindi un'aggregazione che possa svilupparsi anche nelle ore notturne, conciliandole però con chi ha l'esigenza e il sacrosanto diritto di poter dormire a casa propria anche se ha voglia di andare a letto alle 9 la sera. Allora, detto tutto questo, la mia idea, che penso debba essere tenuta presente, è che quando si decide di dare degli spazi alle associazioni è sempre un bene per la città, per l'associazionismo, per la politica e per la libertà e la democrazia in generale. Però, siccome c'è anche la libertà e il diritto di dormire nelle proprie case, si debba individuarli in zone nelle quali non ci sia appunto un conflitto tra il residente e lo studente, perché è una cosa che non fa bene a nessuno. Detto tutto questo, penso che ci siano tantissimi luoghi e tantissime zone dove è possibile far tardi anche fino a notte fonda senza disturbare gli altri, e ci siano altre zone dove far tardi fino a notte fonda disturbando gli altri crea un grosso problema di convivenza. Io penso che si debba cercare e perseguire questo obiettivo. Ma la scelta su cui appunto si sta posando Rebeldia come nuova zona appunto in cui lavorare sul territorio, su cui sviluppare tutto quello appunto che è stato già fatto vicino alla stazione, sono i locali della ex Egea, comunque locali che appartengono tuttora all'università e che sono stati il primo nucleo di fondazione di Rebeldia. Lei pensa che in questa posizione, cioè in questa zona qui, l'attività di Rebeldia possa costituire un problema per i residenti? Intanto ti proibisco di darmi del lei, perché se no vado via e abbandono la trasmissione. No, a parte le battute, io prendo atto che c'è stata una raccolta di firme, c'è stata una discussione del CTP numero 5, che sarebbe l'organo che sostituisce le circoscrizioni, dove il problema è stato posto. Quindi quando il problema viene posto, poi, e mi sembra che sia stato posto in maniera non dai partiti, in maniera strumentale o strumentalizzata. Quindi se il problema viene posto si deve tener conto di chi, cioè nella fattispecie i residenti, pongono il problema. Ripeto, ci sono zone dove è possibile fare anche concerti e viva i concerti, viva le città dove ci sono i concerti, senza però disturbare i residenti e l'abitazione. E poi lo stesso fenomeno rispetto alla famosa movida dell'Ungaretti. Noi abbiamo fatto una proposta, io sono il primo firmatario, ora se posso un attimo divagare, dove si dice 10 persone non ubriache che parlano a voce non particolarmente alta in un vicolo creano un problema per chi dorme su quel vicolo. Se
le stesse 10 persone, ma anche se invece che 10 fossero 100, che parlano con lo stesso tenore di voce, magari in mezzo al giardino Scott piuttosto che in mezzo al parco della cittadella, che sono 6 ettari di verde in mezzo alla città, non danno noia a nessuno. Allora, quando si sceglie come utilizzare i posti, si fa una scelta che ha poi delle conseguenze. Io penso che aprire 20 pub nei vicoli del centro sia un problema per chi dorme in quei vicoli, e devo tutelare anche chi vuole dormire in quel vicolo. Permettere, come abbiamo proposto noi, di dare in gestione alle associazioni spazi pubblici come appunto il Parco della Cittadella è invece una soluzione al problema, cioè si decentra il divertimento, non si dà noia a chi dorme, si permette a chi vuole divertirsi anche fino alle 4, alle 5, alle 6 la mattina di poterlo fare. Io sogno una città dove si stia svegli tutta la notte e sono terrorizzato dalla città in cui alle 9 e mezza la sera tutti a letto e coprifuoco. Però quando si amministra una città si deve riuscire a tenere di conto delle esigenze di chi sacrosantamente la sera alle 9 e mezza in casa propria vuole andare a letto perché ha sonno e perché la mattina vuole fare altre cose. Quindi bisogna tenere insieme una città, cioè bisogna tenere insieme interessi differenti. Per esempio, chiudo, sui parchi urbani, ho detto Cittadella, Giardino Scotto, Sponde dell'Arno, dietro Lille e via dicendo, noi abbiamo detto utilizziamo il modello degli stabilimenti balneari, ovvero terreni di proprietà pubblica, nella fattispecie demaniale, che vengono dati in concessione ai privati, i quali possono fare in quel terreno soltanto ciò che il pubblico ha deciso, cioè sullo stabilimento balneare non ci puoi fare la pista da motocross, no? Noi diciamo facciamo lo stesso per esempio sulla cittadella, facciamo un bando di concessione della cittadella, ripeto, 6 ettari con una piscina, campi di calcio, campi di basket, campi da pallavolo, campi di pallamano, sembra è la verità, già ci sono. Facciamo un bando e diamo in gestione questi spazi alle associazioni, le quali pagano un onere di concessione, hanno le strutture per poter riprendere questo onere di concessione e decentrano il divertimento rispetto al caos che c'è su Lungarni, nei vicoli adiacenti Lungarni. Ripeto, stessa storia per Ebeldia. Secondo me, se all'ex ASL di questo si sta parlando c'è una sottoscrizione di firme da parte dei residenti che pongono il problema, teniamone conto, cioè affrontiamo il problema prima che diventi tale, altrimenti una città non sta insieme. Una domanda, è pur vero che Rebeldia non è sicuramente una realtà che organizza solamente concerti o comunque si dedica all'aspetto ludico di quella che è l'offerta cittadina, ma ha anche sicuramente un retroterra che affonda molto nel sociale. Ci sono delle associazioni che si stanno occupando di immigrazione, quindi hanno anche realizzato uno sportello immigrati dentro Rebeldia, così come c'è anche una certa attenzione verso l'università. In qualche modo far decentrare così tanto Rebeldia, in qualche modo non mai inficiare quel tipo di lavoro sul territorio che già aveva avviato appunto vicino alla stazione e che potrebbe comunque continuare ad avere in questa nuova allocazione. Ma anche su questo io non sono d'accordo, cioè nel senso, io penso che siano molto di più gli immigrati, visto che di questo si è parlato, o gli studenti che vivono a Cisanello, a Pisanova, di quelli che vivono su Lungarni, anche per un costo oggettivo degli appartamenti su Lungarni piuttosto che a Cisanello. Quindi probabilmente se si facesse un qualcosa da quelle parti là sarebbero più facilmente raggiungibili che Lungarni stessi. Quando ero nel consiglio di amministrazione dell'università io feci la proposta di decentrare anche le mense universitarie. Allora non c'era la mensa, per esempio, al complesso Bonarroti, no? Sì. E mi veniva contestato in quel consesso che era più scomodo per gli studenti. Io feci notare, e poi ho avuto ragione, che probabilmente per gli studenti era più idoneo averci una mensa al Bonarroti, e quindi a due passi da Pisanova, piuttosto che da Cisanello, che dovete tutte le volte da Pisanova andare fino al centro e magari prendere l'autobus, la macchina, il motorino. Quindi anche questo non è vero, perché la città ci sa la mentalità Pisa straprovinciale, per cui si pensa addirittura che la città non sia soltanto il comune, no? Che sia soltanto il pezzettino della ZTL, ma i cittadini poi sono fuori,
cioè hanno bisogno di servizi fuori. Cioè io penso che uno studente universitario è più facile che viva, lo ripeto, a Pisanova, e quindi probabilmente offriamo qualcosa lì, piuttosto che sul Longarno. Anche perché sennò c'è un rischio differente, cioè che abbiamo una città viva in un quadratino piccolissimo, e poi abbiamo questi quartieri dormitori dove non c'è un bar aperto dopo le 8 la sera, dove non c'è un ristorante, dove non c'è un pub, che sono una tristezza incredibile. Cioè la periferia metropolitana delle città che vediamo in altri contesti, questo va combattuto. Cioè la città deve essere viva tutta, deve essere vivo il CEP, deve essere vivo Pisanova, perché comunque tra l'altro rendere vive le zone periferiche è anche un antidoto fondamentale per quanto mi riguarda e per come lo vedo io rispetto a fenomeni di criminalità, solitudine, paure e via dicendo. Quindi la città di Pisa non è soltanto il centro storico, e bisogna, quando si fa delle scelte politiche, tenere conto di questo, se no si fa una città di serie A che poi però subisce altri problemi e tanti piccoli borghi dormitorio che sono ai margini di questa città e che diventano le periferie metropolitane che abbiamo visto a Roma, a Palermo, a Milano, sì, a Napoli e via dicendo. Certo, però bisognerebbe anche pensare a delle strutture al coperto, diciamo, la cittadella così com'è. No, vabbè, la cittadella è un esempio per i mesi estivi, sì, lo dicevo, sì, diciamo in contraddittorio con i Longarni. Ci sono zone abbandonate ovunque, oltretutto io, a voi che siete studenti, mi permetto di, si mette pause, mi permetto di ricordarvi che c'è in discussione in Parlamento in questo momento un provvedimento che secondo me è epocale, che è quello del federalismo demaniale. Ovvero che tutto ciò che è di proprietà del demanio, su cui il demanio non mette un vincolo di indisponibilità, può diventare gratuitamente dei comuni, passa automaticamente ai comuni gratuitamente. Quindi beni immobiliari, sia a livello di fabbricati che di spazi, enormi. Basta che il comune faccia la domanda. Allora, io ho già sollecitato due volte in Consiglio Comunale questa cosa, ho detto facciamo una cernita di quelli che sono gli spazi demaniali rispetto ai quali non c'è il vincolo e quindi possono diventare del comune, possono diventare spazi per l'associazionismo e via dicendo. Un esempio, la polveriera al CEP, non so se la conoscete, ma sono centinaia di metri quadrati. Ho fatto un esempio, le case che vedete dell'ANAS, ce n'è una sul Lungarno praticamente dopo l'Aurelia, sì, abbandonata quelle rose, quelli sono beni demaniali che basta che il comune dica lo vorrei io e diventano del comune, e quando sono diventati suoi li può dare in gestione tramite bandi. L'altra cosa su cui io batto è la necessità del bando, cioè io non sono d'accordo che ci debbano essere privilegi per alcuni e per altri no. Quindi penso che Rebeldia, pur essendo politicamente lontana da me, sia una realtà importante, ma non così importante da essere privilegiata rispetto a tutte le altre realtà. Quindi secondo me un elemento imprescindibile e che è di garanzia per tutti è l'elemento del bando pubblico. Cioè io ente locale, faccio concorrere alla pari diverse realtà. Poi il progetto migliore, secondo dei canoni che sceglie l'ente locale, viene premiato. Però tutte le realtà devono avere la stessa opportunità di poter concorrere a quel bando e di poter vincere quella gara. Quindi il bando pubblico è imprescindibile per quanto mi riguarda, ma perché è un elemento di garanzia per tutti, sia per chi ottiene, perché nessuno gli potrà mai dire come mai l'ha ottenuto, sia per chi non l'ha ottenuto, perché non potrà mai dire come mai non l'ho ottenuto. Quindi secondo me è un elemento di garanzia fondamentale. Noi ringraziamo Diego Petrucci di esserci venuto a trovare, speriamo di averlo nuovamente ospite, qualora appunto si parli di Rebeldia, ma si parli anche di altri argomenti di interesse per la città e per gli studenti. Facciamo in bocca al lupo. Ringrazio voi, perché vedere, insomma, ci sono dei ragazzi che fanno radio, che fanno queste cose qui, è una cosa che comunque riempie di gioia. Complimenti per l'iniziativa, è andata avanti.